Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. Oggi dovrò fare una delle recensioni probabilmente più complicate di sempre. E sto parlando di Oltre il bosco di Melissa Albert, edito da Rizzoli, in copertina rigida, prezzo di 17 euro. Allora, premessa, come ben sai, se stai seguendo i miei video, questo video verrà composto da due parti, una parte con gli spoiler e una parte free spoiler. Quindi iniziamo subito con la parte free spoiler. Dunque, Alice è una teenager, comunque una 14-15enne, problematica, con un bruttissimo rapporto di gestione della rabbia, figlia di una madre che ha fatto del nomadismo la sua ragione di vita. Praticamente non stanno più di tot mesi nella stessa città, sono sempre in giro, ok? Ora, sembra che la sfortuna perseguiti questa coppia, quindi Alice e sua madre Ella. Si sa che loro sono rispettivamente la figlia e la nipote di una famosa scrittrice, Althea Prosperin, che ha fatto un unico romanzo che ha fatto un successo pazzesco e è un racconto di favole macabre e gotiche. Ora, come si può spiegare questa storia? Pare che la sfortuna, ma tipo fenomeni paranormali, tipo piove dal soffitto senza che il soffitto sia bagnato, oscure presenze che tentano di rapire questa ragazza, perseguitano questa coppia di protagoniste che ci viene presentata. Finché a un certo punto, un giorno, ad Ella arriva una lettera, a Ella e ad Alice, in cui gli viene comunicato che la nonna, Altea, è morta. La madre afferma che a questo punto la sfortuna non perseguiterà più lei e la figlia Alice. Quindi ella cerca di farsi una famiglia, si sposa con un uomo, e si trasferisce da lui, alza il suo regime di vita, quindi diventa un membro della, come posso dire, della società bene di questo ipotetico mondo, e fin qui tutto bene. Finché a un certo punto Alice rivede nel pub, cioè nel ristorante, nella caffetteria dove lavora, un uomo che ha le stesse fattezze di un uomo praticamente che l'aveva rapita quando aveva 5 anni, dicendogli che l'avrebbe condotta da sua nonna Altea e gli avrebbe fatto conoscere tutta la casa Hazelwood dove sua nonna si era rifugiata. Ovviamente questo uomo viene praticamente preso dalla polizia e ovviamente la bambina non viene portata dalla nonna. Solo che la cosa che puzza è che è un avvenimento che è avvenuto 10 anni fa e l'uomo sembra perfettamente uguale a com'era 10 anni fa e già questo ci puzza. Poi tutto il libro è tutto un concatenarsi di vicende che porteranno Alice da sua nonna, perché cosa succede? Ella viene rapita da due sicari molto strani, in quanto sembrano i personaggi del libro di sua nonna, che si chiama Racconti di Oltremondo, e lei e un suo compagno di scuola tenteranno di raggiungere l'oltremondo per scoprire che fine ha fatto sua madre e soprattutto che fine ha fatto Altea. Qui finisce la parte free spoiler. E ora per spiegarvi meglio il libro mi addentrerò nella parte spoiler, quindi fermo qui, vuoi continuare a tuo rischio e pericolo. Allora, fino a metà libro la storia era accettabile da un certo punto di vista, cioè si poteva capire, ma da metà del libro la storia ha preso una china che nessuno ha capito. È un libro tipo Inception, il film Inception. Cosa succede? Dopo una serie di peregrinazioni, fatti che non hanno minimamente senso, caratterizzazione dei personaggi totalmente assente, Alice arriva a Hazelwood. Avvengono degli omicidi perché il suo amico viene ammazzato per poter aprire il portale per entrare a Hazelwood. E Alice scopre che in realtà non è Alice, cioè una persona normale di carne e ossa, ma è una storia. E già qui sentite le unghie sul vetro della lavagna? Bene, ecco.
Non riesco neanche a spiegarvi quanto è sconclusionato, perché nei 2 giorni che hanno caratterizzato la lettura di questo romanzo, io ho alternato dei momenti in cui non capivo cosa stavo leggendo e dovevo tornare indietro per tentare di capire. E questo mi ha molto destabilizzato e non mi ha fatto per niente godere il romanzo. In pratica, Ella, la madre, era nata nel confine tra il mondo normale e il mondo di Hazelwood. Cioè l'oltremondo in realtà, non il mondo di Hazelwood. Cosa succede? Un giorno trova Alice, che è un personaggio di una storia, un personaggio che fa una fine orrenda tra l'altro, e decide di rapirla dalla sua storia e portarla nel mondo reale. Questo creerà degli scompigli nello spazio e nel tempo, e questo si spiega perché dove va Alice e sua e la sua madre, tra virgolette, avvengono dei fatti strani, perché il tessuto che collega i due mondi è più sottile, perché lei è un'anomalia nel sistema e quindi si riversa ogni cosa possibile e immaginabile. E ho fatto molta fatica a capire questa cosa, perché è spiegata veramente male. Perché non mi è piaciuto il libro? Perché se sei arrivato fino a questo punto puoi capire tranquillamente che il libro non mi è piaciuto. Perché? Perché la trama non ha senso innanzitutto, è completamente sconcatenata, non so se è un problema di traduzione o proprio è un problema alla base del romanzo in sé. La caratterizzazione dei personaggi è totalmente assente, la protagonista Alice ti risulta odiosa perché è completamente incoerente e non dico accomodante, perché capisco, cioè ti hanno rapito la madre, non puoi essere accomodante, ma neanche razionale, cioè è completamente fuori di bicocca. I personaggi altri, la nonna è inutile fisicamente e la madre lascia tantissimi non detti in tutta la storia, quindi tu brancoli totalmente nel buio in queste quante pagine sono? 320, in queste 320 pagine tu non riesci a capire effettivamente che cosa sia successo e non sai come venirne fuori, perché è un libro, secondo me, che avrebbe funzionato benissimo se fosse stata una trama di un film, nel senso tipo Inception appunto con Leonardo DiCaprio, ma dal punto di vista di scrittura non regge, perché ci sono troppi punti non detti all'interno della vicenda che non ti spiegano, per esempio, come Altea è arrivata all'oltremondo, che cosa è successo, come Alice possa effettivamente essere considerata un'anomalia, come sono nate le storie che sono il cardine, il motore dell'oltremondo, e soprattutto la tessitrice di storie, quella che ha inventato il mondo di oltremondo, da dove viene, che cos'è, qual è il suo fine all'interno della vicenda. Ecco, tutte queste cose, ovviamente, siccome non sono spiegate, ti rendono il romanzo sconclusionato e quindi, ovviamente, non ti, almeno a me non è piaciuto, ecco. Va a dire che dal punto di vista della copertina è la cosa più bella che puoi vedere, perché la copertina è bella, è accattivante, ti intriga in un certo senso. Ci sono molti rimandi, il pugnale, il corvo, la casa, il cancello, le ossa, ok? Ci sono tantissime cose. Il problema è che poi quando arrivi alla sostanza del libro tutte queste cose non le riesci ad apprezzare, vuoi per lo stile di scrittura, vuoi per un world building della trama che non c'è, secondo me. Detto questo, la recensione finisce qui, spero che vi abbia intrattenuto, spero vi sia piaciuta, sto tentando di migliorare, di portare contenuti sempre migliori al canale. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace al video, se invece il canale ti piace ti invito a iscriverti, ti lascio anche qui sotto il mio contatto Instagram dove puoi vedere la mia quotidianità e vedere quello che mi succede, quello che leggo, le mie opinioni a caldo. Qui sotto vi lascio una domanda, cioè in realtà ve la faccio qui, rispondetemi nell'area commenti. Anche voi avete letto questo libro? Che opinioni avete su questo libro? Perché ho visto anche dal punto di vista in Instagram che ci sono opinioni completamente o lo ami o lo odi. Io vorrei sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se dopo questa recensione avete deciso di non leggerlo oppure se l'avete letto lo stesso. Detto questo, il video finisce qui e vi saluto. Ciao a tutti!